visto morti viventi molto più vivaci di così. Sento che c'è tanta sofferenza qui e anche qui dentro. Ti spiace spiegarci cosa ti è successo? Grazie! È stata la lezione più deprimente della mia vita! Vaffan Babonetsky! Ha fatto a pezzettini la nostra voglia di vivere! Sei sicuro? Il prof è perfido, irritante, scontroso, ottuso e noioso. Deprimente per ora non risulta. Esatto, di sicuro stai esagerando. Ho parlato per un'ora e 20 minuti su come la vita ci toglierà per sempre tutto ciò che amiamo. E nei successivi 40 minuti ha sospirato senza sosta. Deprimente. Ora so che cosa significa avermi intorno. Le mie umili scuse. Ma tutto questo non è giusto. La scuola è già abbastanza un incubo così. C'è soltanto una cosa da fare. Disintegrarlo con il tuo raggio deionizzante. Scoprire cosa gli è capitato. E poi disintegrarlo con il tuo raggio deionizzante. Sei un serial killer del divertimento. Chiuso nel suo ufficio. Eppure a quest'ora di solito in giro per il cortile a interrogare a sorpresa. Oh no, è la sua banana gonfiabile consolatoria. Deve essere qualcosa di grave. Se solo potessimo vedere il computer più da vicino. Preparatevi a qualcosa di straordinario. Interessante, ma certo, ora è chiaro. Pensi di continuare a fare commenti generici o vuoi dirci che cosa sta succedendo? Sapevate che il prof tiene uno stupido blog sul mistero? I Buffy Files! Ho letto il suo articolo L'incredibile gatto robot. Si trattava di un gatto rimasto incastrato in un tostapane. E a quanto pare sei stato l'unico a leggerlo. Sono mesi che nessuno apre il suo blog, così ha deciso di chiuderlo. Lo sanno tutti che la fama migliore è quella postuma. Ecco perché è depresso. Tutto quello che gli serve è uno scoop per salvare il suo blog. Adesso sappiamo cosa fare. Giusto, ragazzi? Cripta, non si tratta di smaterializzarlo con il deionizzatore. Ragazzi, vi presento lo strambizzatore, un generatore di creature misteriose che regalerà al professore lo scoop della sua vita. Ho già capito come andrà a finire. Invasione di mostri di nuovo. Che brutta cosa, quando gli amici non si fidano di te. Forse non avete notato il pulsante di emergenza annulla strambezze. È tutto perfettamente sotto controllo. Può un pulsante fermare l'incontrollabile legge del caos? Non è che non ci fidiamo di te, Albin. È solo che sappiamo che sei completamente inaffidabile. È tutto perfettamente sotto controllo. Ma avrò bisogno del vostro aiuto, siete con me? Solo un momento. Siamo con te! Lo sono anch'io, naturalmente, solo che il mio entusiasmo è più contenuto, per ovvie e palesi ragioni. E questa cos'è? Da un amico. Ma non potevamo nasconderci dietro un cespuglio? Un mistero inspiegabile si nasconde nel bosco, ma in fondo il più grande mistero è la nostra esistenza, completamente inutile e senza scopo. Ah, quanto è vero tutto questo! Ve l'ho detto che era una pessima idea farlo scrivere a Macabro. Forse dovrei interrogarmi sul mittente di questa lettera sospetta, ma potrebbe essere lo scoop che stavo aspettando. Servirà tutta la mia attrezzatura. Tutto procede secondo i piani. E adesso è il momento della fase 2. Azione! Hai un concetto molto strano di azione. Le tracce nel terreno sono l'ABC degli avvistamenti misteriosi. Il prof ne andrà matto. Sì, ma sarà meglio che non avvisti noi. O sarà tutto inutile. Dobbiamo nasconderci. No, veramente. Sono le ore 15 e 27 minuti. Le tracce mi hanno condotto a una radura. La creatura deve essere nei paraggi. Ok, è il momento degli effetti speciali. Bigfoot, un grande classico degli avvistamenti boschivi. Ottima scelta. Mm.
incredibile! Un Petillium Regius, il principe dei funghi! Ed è anche fuori stagione! Siamo ancora in tempo per usare lo smaterializzatore, pensaci un attimo! Tranquilla, sono sicuro che prima o poi alzerà lo sguardo, vero? Basta! Io non ne posso più! Devo fare subito qualcosa! Il cielo promette un'acquazione! La missione è interrotta! Ci siamo! Contatto tra 3, 2, 1! Oh, mi scusi, signore. Signorina, complimenti per la pelliccia, è morbidissima! Oh, ho capito, lei è straniera, turista amante della natura, vero? Beh, anch'io amo la natura, sa? Deve fare qualcosa per questo brutto mal di gola. Vada sempre dritto da quella parte. Segua il sentiero e arriverà a una farmacia. Dica pure che la manda Buffy. Simpatica ragazza. Non dire niente! Un mostro nel lago. Speriamo che questa segnalazione anonima sia più affidabile. Io non vedo niente. Questa cosa dei cassonetti è una fissa, però! Resisti! Tra pochi secondi sarà tutto finito! Il prof avrà uno scoop da prima pagina! Sempre che se ne accorga! Fidati! Questa volta non potrà ignorarlo! No! Devo dire che questo mostro marino è alquanto banale. Già visto mille volte. Mi sarei aspettato qualcosa di meglio da te. Ragazzi, mi sa che ci siamo. Ma è la trovata pubblicitaria più patetica che abbia mai visto. Trovata pubblicitaria? Quale trovata pubblicitaria? Questo è un mostro marino! Un mostro marino, non lo vede! Che cosa stai facendo qui? Ti immaginavo molto meno credulone. Ti rendi conto che è un ammasso di gomma piuma? Questo è Babù, il drago della pubblicità delle patatine al formaggio. Non lo sai? Oh, non succede mai niente di interessante da queste parti. Adesso dovete scusarmi, ho un blog da chiudere. Io mi arrendo. No, io non ho passato un pomeriggio intero a sguazzare dei cassonetti per niente. No, aspetta, non l'ho mai provato alla massima potenza, dammelo. Che problema c'è? Tutto perfettamente sotto controllo, non è vero? Devo ammetterlo, questo strambizzatore strambizza alla grande. Pura arte surrealista. Sono orgoglioso di te. E questa volta non potranno notarlo. Ma tutto questo è pazzesco, incredibile, che scoop! Ora sarebbe meglio tornare alla normalità prima che succeda qualcosa di serio. Oh, che tenero! Tiene la tua invenzione tra le sue zampette. Ehi, piccolo amico, potresti ridarmi? Sbaglio o sta scappando con la nostra unica possibilità di tornare alla normalità? Meglio non rimanere soli in un mondo così pazzo. Ehi! La corsa finisce qui, piccolo mostro cuccioloso! Molla l'osso! Inutile che tu faccia gli occhioni, nessuno ci... cascherà. Meglio se non lo tocchi quello, oppure rischi di far succedere... Per favore, ditemi che non sono uno strozzo! E se ne sta andando la nostra unica chance di tornare alla normalità, stupido, irresistibile, piccolo mostro! Lo scoiattolo ninja alieno è una creatura piuttosto infida! Aspetti, lei già conosce quel tipo di animali? Ma certo, ho scritto un articolo in merito sul mio blog. E sa anche come catturarne uno? Certamente è facilissimo, tutto quello che si deve fare... Oh, temo che stia cominciando a... piovere! Su, ragazzi, sbrigatevi! La situazione qui fuori sta diventando sempre più stramba! Eccolo qui, scoiattolo ninja mutante! Creatura infida e crudele, bla bla bla, diffidate dei suoi occhioni, bla bla bla. Ci sono solo due cose a cui non resiste, e cioè cosa? Il verso della mucca e la musica latina. Le cose stanno per diventare veramente imbarazzanti.
Nessuno dovrà mai venirlo a sapere, mai, chiaro? Non smettete, sta funzionando! Ci penso io! Un poeta sa parlare al cuore di tutti gli esseri viventi! Vieni qui, fratello mostruoso! Chissà perché non sono per niente sorpresa. Oh no! E adesso? Preparati a qualcosa di straordinario! Basterà scrivere che nessuno scoiattolo è stato maltrattato. Bentornato, mio bel corpo! Bel salvataggio, Albain! Tecnicamente sono stata io, in fondo è il mio occhio. Mi sono perso la parte migliore, vero? Come sempre. L'importante è che tutto sia tornato come prima, e intendo proprio tutto. Come sospettavo, quel fungo fuori stagione era solo la punta dell'iceberg. Il fungo venuto dallo spazio. Sarà una storia incredibile. E voi, ragazzi, vi conviene andare a casa e mettervi a studiare. Domani, interrogazione a tappeto. Questo è un normalissimo caso di depressione da interrogazione a sorpresa.